Tennis maschile è in vigore un'oligarchia. Le ATP World Tour Finals 2010, infatti, sono avare di novità. Un solo nome nuovo, 5 conferme, 2 ritorni. Non era mai successo negli ultimi 10 anni un così limitato cambio generazionale. È Thomas Burdick la grande novità, l'unico in grado di cambiare le gerarchie del tennis mondiale. Una qualificazione frutto di una primavera strepitosa fra Roland Garros e Wimbledon. Semifinale e finale slam, ecco cosa ha fatto la differenza, ecco come si cambiano le sorti di una carriera e si diventa numero 6 del mondo. I ritorni invece sono quelli di David Ferrer ed Andy Roddick, arrivati per ultimi al check-in per Londra, ma comunque capaci di salire sull'aereo dei migliori. Un traguardo che per entrambi sa di vittoria. Roddick ha finalmente vinto la sua battaglia contro gli infortuni psicofisici di fine anno. Nel 2009 e nel 2005 gli negarono infatti i punti e i guadagni del Master. Ferrer invece si è aggiudicato la lotta casalinga per il trono di viceré di Spagna. Lui o Verdasco, ha vinto lui e nel conto finale pesano anche i punti della finale raggiunta agli internazionali Biennale d'Italia. Dopo la semifinale mozzafiato proprio contro il suo rivale mancino, rimasto fuori dal Master per una manciata di punti. A Verdasco non è bastato poi riscattarsi agli US Open, alla fine è lui a rimanere a terra. Certo che ridurre un'intera stagione a una sola partita è forse troppo. Bravo quindi Ferrer ad aver ritrovato un tennis da top 10 3 anni dopo il Master perso in finale contro Federer. Degli 8 maestri 2010 non fanno parte i finalisti dell'ultima edizione, Nikolaj Davydenko e Juan Martín del Potro, accomunati dalla mala sorte che nel tennis spesso coincide con gli infortuni. Il Master di fine anno dunque conferma che il tennis maschile ha cambiato ritmi e vincitori, ma la sostanza è sempre la stessa. Nadal, Federer, Murray, Djokovic, Söderling, Ferrer, Roddick, Burdick, chiamiamola oligarchia del tennis.